cosa trovi lavoro. Buongiorno, Monsieur Maison Grosso. Niente da fare oggi. Come posso darvi del lavoro quando non ce n'è abbastanza per me? La gente non viene più dai fornai. No, va dai pasticceri, è la moda oggi. Perché non provate all'ospedale? Il servente che vi lavorava si è licenziato ieri. Grazie, Monsieur. Porta questa robaccia al mondezzaio di Massabielle. Bruciala bene. È carica di infezioni e di germi. Gesù fondò la Chiesa per istruire, guidare, santificare e salvare gli uomini. Quanto visse Gesù sulla terra? Gesù visse sulla terra 33 anni e condusse una santissima vita in povertà. È esatto. Però hai dimenticato l'ultima più importante parola, in povertà e dolore. Non dimenticarlo mai. Solo attraverso il dolore si può giungere al regno di Dio. Cos'è la Santa Trinità? T'ho chiesto cos'è la Santa Trinità. M'hai sentito o no? Sì, sorella, ho sentito, ma non lo so. Ne hai udito mai parlare?
Non me ne ricordo. Tu mi stupisci, figlia. Sei insolente, incurante o solo stupida? Sono stupida, sorella. Non sono fatta per lo studio. Ma anche insolente. Sei già grande, Bernadette. La più anziana della classe. E la tua ignoranza sulla Santa Trinità è imperdonabile. Su, va in fondo alla fila. Cosa c'è, Maria? Volevo dire che mia sorella Bernadette non c'era il giorno che lei ci spiegò della Santa Trinità. È spesso assente dalla scuola. È sempre malata. Di che soffre? D'un male che mi pare si chiami AMSA. Intendi forse dire asma? Sì, sorella. Così la chiama il dottor Dusù. Respira male. Non fa altro che fare così. Il ridere è una perdita di tempo. Tornate allo studio. Antonietta, sai spiegare a Bernadette cos'è la Santa Trinità? La Santa Trinità è Dio in tre divine persone. God the Father, God the Son and God the Holy Ghost. Buongiorno, Sor Maria Teresa. Buongiorno, Padre Peramar. Buongiorno, figliuole. Buongiorno. Passavo di qua, sorella. Sono voluto entrare per vedere quante ragazze prepara per la prima comunione. Sei. Stavo appunto ripassando il catechismo. E sapete tutto il catechismo? Sì, vero. Lo studio del catechismo richiede molta diligenza. Credo che la diligenza meriti un premio. Ho con me alcuni santini. Ne volete uno? Oh, sì, reverendo. Benissimo. Ecco a te. Grazie, reverendo. Col passare degli anni, grazie, comprenderete che imparando il catechismo grazie, avete grazie. Dato a voi stesse non solo un fondamento grazie. Di istruzione religiosa, ma anche una dottrina grazie. Che vi guiderà in tutti i momenti della vita. Scusi, padre, ma questa ragazza non merita, si farebbe un torto alle altre. Esse hanno studiato il catechismo, lei no. Che peccato, mi dispiace. Spero che questo ti servirà di lezione. Studia, eh? Com'è andata? $20. Dal fornaio. Dove allora? Non chiedermelo. L'elemosina. Peggio. Ho dovuto portar via e bruciare gli stracci puzzolenti dell'ospedale. Ecco i lavori che danno a Subirù. Ecco dove lo fanno vivere. Subirù il mugnaio. Il più bravo mugnaio della provincia. Vive in un carcere. Troppo umido perfino per i prigionieri. Non era buono abbastanza per ladri e assassini, ma per Subirù e la sua famiglia anche troppo bello. Gelino pure d'inverno e si arrostiscano d'estate. S'ammalino e crepino. Che importa? Entra, Gian. Mamma, c'è anche Gian. Più tardi mi aiuterà a studiare. Va bene. Ce n'è sempre per una bocca di più. Sedetevi tutti. No, la prego, signora, non ho fame affatto. Vi terrò compagnia. Saluta al padre e al buon Gesù. Chi mangia in fretta mangia di più. Ma Dio! Dove l'hai imparato? Andrai all'inferno se dici queste cose. Che ho detto di male? Chi mangia in fretta mangia di più. Non è vero? Ora l'hai ripetuto. Ho visto maiali più educati e più puliti. Alzatevi da tavolo e andate a lavarvi, tutte e due. Ma che c'è, un comizio qui? Come si fa a dormire con questo fracasso? Oh, scusaci, papà. Fa freddo, accendete un po' di fuoco. Non c'è legna. Adesso manca la legna. Lavoro tutto il giorno, non chiedo che un po' di pace, di tranquillità. E cosa trovo invece? Freddo e brividi. Devo fare tutto da me. Andrò io per legna, papà. Posso andarissima, Maria, mamma? No, non devi uscire, vai troppo soggetta ai raffreddori tu. Ma se mamma, mi copro bene. Per piacere. Mamma. Va bene, va bene. Mamma. Ma copriti a modo. Mamma. Posso andare anch'io? No. Sì, fammi andare. Tu rimarrai a casa e passerai il resto del giorno a chiedere Luisa. Perdono a Gesù. Luisa. Che c'è, Croasin? È il vicino di nuovo la convulsione, non so cosa fare. Aiutami, Luisa. Sta calma, Croasin. Va a casa, vieni. Oh, te ne prego, vieni mamma. Con me ora, subito. Mamma, posso venire anch'io? No. Tu sta qui con tuo fratello. Anche tu chiederai perdono a Gesù. E voi ragazze, tornate prima di notte. Andiamo, Bernadette. Ma presto. L'ultimo a passare il ponte è un'oca. Thank you.
voi? Sì, molto bene, grazie. E come sta suo figlio, Messie Antoine? Magnificamente, grazie. E Mademoiselle Bernadette? Sto bene, grazie, Messie. Mia sorella mi starà cercando, è meglio che scappi. Posso passare dal suo ponte? Ogni volta che vorrai, senza pedaggio. Grazie, Messie. Aspetti, sarà meglio che l'aiuti, quel ponte non è tanto sicuro. All'altro. Già, così cadi nell'acqua. E quando cadi ti bagni il sedere e non venire poi da me per farti strizzare. Ma mi asciugherò bene i piedi, così non mi raffredderò. Insomma, non abbiamo bisogno di te. Vieni, Maria, andiamo. Aspettaci lì finché non torniamo. Ma in tre si porta di più che in due. Thank you.
se non c'è. Non possiamo mica portare questo peso fino a casa. Sarebbe squagliata. No, non può averlo fatto. Deve essere qui vicino. Eccola là. Bernadette! Bernadette! Vieni, andiamo a casa! Bernadette, vieni via! Cosa stai facendo? Bernadette! Forse è morta. Madonna mia, forse l'asma l'ha uccisa. Oh, sciocchezze, se fosse morta sarebbe lunga distesa. Hai mai sentito che un morto stia in ginocchio? Allora perché non parla? Vuol fare la spiritosa. Le farò vedere io. Bernadette! Che cosa c'è? Che cosa c'è? Ma è proprio quello che chiediamo a te. Bernadette, credevo che l'asma ti avesse ucciso. Ma non star lì impalata, vieni! Dobbiamo essere a casa prima di notte. Eccomi. Noi non attraversiamo più quel fiume così freddo. Tu scendi lungo la riva, da quella parte. Ci incontreremo al ponte. Siete proprio bugiarde, ma sei calda come l'acqua dei piatti. Bernadette! Ma ti manca qualche venerdì, quell'acqua è gelata. No, neanche per sogno, non mi sono neanche sbiancata i piedi. Cosa facevi là tra le rocce, inginocchiata? Non avete visto nessuno? Chi? C'era qualcuno con te in quella cava. Oh, qualcuno c'era. E tu pregavi per farti perdonare. Gianna! Via, dici chi era. Beh, ve lo dico, ma dovete giurarmi di tenere il segreto. Se mamma lo sapesse, sono certa che mi picchierebbe. Lo giuro. Io ti do la mia parola, ma non giuro. Giurare è peccato mortale. E tu non vorrai che faccia peccato proprio la vigilia della mia prima comunione. Sì, buona, dicelo. Bene, ho visto una signora, tutta vestita di bianco. Una signora? Aveva una cinta azzurra e una rosa d'oro su ciascun piede. Non ho mai visto niente di più bello in vita mia. Oh, storie. Che cosa farebbe una bella signora in un simile mondezzaio? Non so, ma essa c'era. C'era davvero. Coraggio, andiamo via di qua. E prendi quel castello. No, prendo questo. È più grosso e tu devi essere stanca. Non sono ancora tornati. No. È stato qui il cocchiere di Madame Millet. Dice che non ha più bisogno di te per il bucato. Come faremo ora per andare avanti? Sono stato sdraiato tutto il giorno pensando proprio a questo. Bernadette, dove sei stata? Ero tanto in pensiero. Abbiamo preso la legna, mamma. Tre pastelli per tre giorni. Ci sono altre cose da fare oltre la legna. Spazzare, pulire e prendere l'acqua. Andrò io per l'acqua, mamma. Sento che non ce la faccio più. Bernadette! Bernadette! Sì? Non correre! Scuola domani. Buonanotte, Maria. Mamma, prendilo per piacere. Non deve correre. Ha fatto tutta una corsa fino a casa. Abbiamo faticato a starle dietro. Non farà che tossire stanotte. Bernadette è eccitata. Perché dice di aver veduto a Massebiello una signora tutta vestita di bianco, con rose d'oro sui piedi. Ma che vai raccontando? Quello che ci ha raccontato lei.
rose d'oro sui piedi. Ha detto che la signora stava su una roccia e le sorrideva. Aveva un rosario di perle e un crocifisso d'oro e un... Maria! Mi avevi promesso di non dire niente. Mamma me l'ha chiesto. Che stupidaggine è questa che dice Maria? È vero, mamma. Nella cava di Massabien ho visto una bellissima signora. Una signora? Che signora? Non lo so. Ad un tratto apparì e poi all'improvviso disparve. Oh, che sciocchezze. Oh no, mamma, c'era proprio. Il sorriso era così bello. Solo a guardarla mi sentivo... Subiru, senti quel che dice. Sì, ho sentito. E so anche perché lo dice. Vuol farsi bella. Inventa una bugia per darsi importanza. Si comincia sempre così nelle fiabe. Rose d'oro sui piedi. No, papà. Ho visto la signora veramente. L'ho vista davvero. Avanti! È per te, mia cara, che oggi mi hai salvato il bimbo. In confronto alla vita di un bimbo è ben poco, ma dovete accettarlo. Oh no, no, è impossibile. È il solo modo che abbiamo di ripagarvi. Prego. Ma sì, Luisa. Dopotutto, se sono tanto buoni da darci qualcosa, non possiamo che accettare. Ma voi ne avete bisogno quanto noi? No, no, mia zia ci ha portato tanta roba oggi. Non facciamo che dividere la nostra fortuna con voi. Che Dio vi benedica. Ma qui ce n'è per parecchi giorni. Salsicce! Proprio come quelli in vetrina dal macellaio. Che magnifica frittata verrà con quelle uova. Oh, Muriel. Buonasera, Luigi. Amici. Luigi, ho piacere di vederti. Cosa ti porta qui oltre alla tramontana? T'hanno detto di Dutralù. Lo stagliere di Casenav? Un cavallo gli ha tirato un calcio. E gli ha fatto male? Sì, gli ha rotto una gamba in tre punti. Misericordia, è terribile. Anzi, è magnifico. Vergognatevi, Luigi. Cioè, è terribile per Dutralù, ma è magnifico per Subiru. Casenav ti offre il suo posto. Ecco perché sono qui. Due franchi al giorno e da mangiare. Subiru. Due franchi al giorno? E il mangiare caldo. Papà, mi fai salire a cassetta con te? Prima io sono il più grande. Come mi sembri sorpresa. Dopotutto ero d'accordo con Casenav che avrebbe dato a me il primo posto vacante. Ma stagliere. Ma anche un mugnaio non può fare il difficile oggigiorno. Puoi dire a Casenav che accetto. Lo sa già e vuole che tu sia da lui domattina alle 5. Piangi, mamma? Sì, perché sono così felice. Anch'io lo sono. Dobbiamo far festa. Resterete tutti a pranzo. No. Sicuro, mangerete con noi. Stasera Subiru non era in programma. Ebbene, cambieremo programma. Abbiamo da mangiare, ho un lavoro. No. E posso permettervi di invitarvi a pranzo. Ah, ho deciso così e basta. No. Ragazzi, aiutate la mamma. Una buona frittata con salsicce, mamma. Mamma, sta riaprendo gli occhi. Ti senti meglio ora? Sì, grazie, madame. Ti preparo un latte caldo. Grazie tanto, ma non ho bisogno di niente. Che cosa ha avuto? Mi dica. La signora è rimasta là a lungo e mi ha parlato.
le ha parlato? E che le ha detto? Ha detto: vuoi farmi la grazia di venire qui tutti i giorni per 15 giorni? E poi ha aggiunto: non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma solo nell'altro. Dopo la messa abbiamo chiesto a Bernadette di venire con noi perché volevamo cercare di vedere la signora. L'avete vista? No, nessuno ha visto niente. Ma Bernadette dice che l'ha vista. Permesso. Bernadette. Come ti senti? Bene, mamma. Non c'è ragione ad allarmarsi. Non c'è da allarmarsi. Mi spaventi, mi fai prendere un male e poi mi dici che non c'è da allarmarsi. Ho lasciato bruciare il pranzo. Sono corsa per le strade come una pazza e come ti trovo? Seduta qui come una regina sul trono. Tu, buona! La picchiate. È un angelo di Dio. Angelo, è diventata la favola di Lourdes. Vieni, mamma. Forse arriviamo a casa prima di papà. No. Non mi muovo di qui finché non mi prometti di non andare mai più a Marsupials. Mai più. Mamma, non posso promettertelo. La signora mi ha chiesto di tornare tutti i giorni per 15 giorni. Promettila, mamma Bernadette. Questa eccitazione ti fa male. Ti farà certo ammalare. Va bene. Ti prometto, mamma, di non andare più a Massabielle. Finché non me lo permetta tu stessa. E questo t'assicuro che non sarà mai. Ti manderò dalla zia Bernarda, dove dimenticherai queste pazzie. Su a casa. E anche tu. Grazie della sua bontà, Madame Nicolò. E grazie anche a lei, Missy. Che pensi di tutto questo? Penso che non promette bene. Mamma, finché vivrò non vedrò niente di più bello del viso di quella ragazza mentre era là a Massabielle. Non dovrebbe essere neppure toccata. Mamma. Mamma. Cosa c'è? Bernadette piange. Che cos'hai, vicina mia? Vieni da mamma vicino al fuoco. Così bella che solo a pensare a lei mi sento. Alla tua età si vede spesso quello che non c'è, ma poi passa. Devi togliertelo dalla mente. Sei cresciuta ormai. Presto sarai donna. Ti sposerai, avrai dei figli. Come me. Come passa la vita? Bambina. Come passa presto? Sì.
se sta qui temo per la sua salute. Non parla a nessuno, non dorme più, mangia meno di un uccellino. Bernarda, perché non la porti a vivere con te? Tu non sai che significa quando per la strada ti additano come il padre di quell'idiota. Sono un mugnaio rispettabile io. Ma sei anche suo padre. E tu sembri dimenticare il fatto d'essere sua madre. Siete le due sole persone che dovrebbero confortarla e comprenderla. E volete spedirla via come se fosse un sacco di farina. Ma io penso solo... Solo a te stesso. Bernadette è una bimba ingenua e sincera. Non ha l'astuzia di inventare nulla del genere. Vede questa signora. Nessun altro la vede. Come fate a dire che lei ha torto e voi altri avete ragione? Questa signora potrebbe essere una creatura celeste? Ah, le creature celesti non fanno apparizioni in un mondezzaio. Gesù nacque in una stalla. Una strana storia questa di Bernadette. Ma poiché la signora le ha chiesto di andare alla grotta per 15 giorni, deve andarci. Non le permetterò più di andarci. Tu ci andrai con lei. Non puoi nascondere la testa nella sabbia e agire come se tua figlia facesse una cosa che non ti riguarda affatto. Questo non è uno scherzo. Pensa che significato ha per lei. Ma che dirà la gente? Niente, se rimanete al suo fianco. Tutte le donne della famiglia debbano sostenerla. Verrò anch'io. E quando sarò vicino a lei, si provi qualcuno a ridere. Sottoposta al consiglio e approvata, onde pienamente convinto che la vostra richiesta è giustificata, ho inoltrato il vostro piano con una mia raccomandazione al... Commissario. Al ministro per gli interni, firmato barone Massì, prefetto. Come vedete, signori, le continue proteste del vostro sindaco hanno dato un frutto. Le più alte autorità stanno studiando per collegare l'URT con la ferrovia. Splendido! Ma magnifico! Commissario. Cosa c'è? Quella ragazza Subiru sta andando a Massabielle di nuovo. Che devo fare? Ma credevo che la madre gliel'avesse proibito. Ma oggi sua madre l'accompagnava. Sembra incredibile che una cosa simile possa accadere in pieno secolo XIX. Ma la ragazza è matta. Oppure soffre di allucinazione. Signor sindaco, posso consigliarla ad agire senza indugio? No, monsieur, no. Se il sindaco riconoscesse l'esistenza di tale situazione, non farebbe che darle importanza. Un'importanza che i giornali non ignorerebbero. È materia di competenza del procuratore imperiale. No, sfortunatamente lo Stato non ha accuse da muovere. È compito del commissario di polizia. Ma non c'è violazione di legge. È compito della gendarmeria. Ma Sabiele nel vostro distretto? Sì, commissario. E occupatevene voi.
morti! Tornate a casa vostra immediatamente! E avete sentito? Ho detto di sgombrare! Ce la può fare un gendarme solo. Quei cronisti da quattro soldi hanno il coraggio di stampare cose simili. Tutta la Francia riderà di noi. E proprio nel momento in cui Lourdes sta per avere la ferrovia. Pensate, avevo perfino fatto disegnare i piani per la stazione. Credete che ce la corderanno ora? Ma che? Chi può costruire una ferrovia in un buco dove gli spiriti giocano di questi tiri in sudice caverne? Noi stiamo trattando di problemi seri, altro che queste giarre di una piccola imbrogliona o imbecille. Ma tutto l'avvenire della città è in pericolo. Dobbiamo fare qualcosa per frenare questa pazzia, immediatamente. Come? Come? È affare suo del procuratore. Per quanto mi piacerebbe mettere fine a questa buffonata, signori, mi è impossibile. La ragazza se ne va tranquilla alla periferia, la si inginocchia, dice il rosario e torna a casa. Ora mi dicano, c'è qualcosa di illegale in questo? Ah, sì? Potrebbe essere un insulto ai sentimenti religiosi, per esempio. Davvero? Certo, il vedere la Beata Vergine in un mondezzaio non può essere considerato un omaggio alla Sacra Famiglia. Ma qui sta il punto. Essa non dice di aver visto la Beata Vergine, è la gente che lo dice. Dice di vedere una signora, una bella signora. E la visione di una bella signora non rientra fra i reati puniti dal codice penale. Per fortuna. Altrimenti tutta la popolazione maschile di Francia in poco tempo andrebbe a finire in galera. Non mi sembra il momento di scherzare. Avanti, cosa c'è? Avanti! Mi scusi, signore, ma il dottore Dozou chiede di vederla. Fatelo attendere. Aspettate un momento. Il dottor Dozou potrebbe esserci utile. Non trascuriamo le grandi possibilità che ci offrirebbe una diagnosi di pazzia. Sì. Dite al dottore di entrare. Sì, signore. Si accomodi, dottore. Grazie. Oh, dottore. Buongiorno, signori. Buongiorno. Va, dottore. Sono dolente di interrompere, signori, ma ho fatto parecchie visite a Massabielle a scopo d'osservazione. Oggi ho esaminato la ragazza. Forse allo signore può interessare il mio rapporto. Sì, certamente. Si siede, dottore. Benissimo, dottore. Che cosa ha trovato? Ecco qua. Sono arrivato alla grotta insieme alla folla. Immediatamente la Subiru si è inginocchiata davanti a una nicchia nel fianco della rupe, facendo una serie di gesti cortesi, graziosi e riverenti. Ha visto niente lei in quella nicchia? No. E tutti gli altri? Niente. E la folla non rideva di lei? No. C'era qualcosa in lei che impediva di ridere. La sua esaltazione era così genuina che l'osservatore aveva quasi l'impressione di vedere quello che essa vedeva. Poi, continuando noi a guardarla, il viso le si è fatto bianco come il marmo. E la pelle così tesa che la forma del cranio è apparsa chiaramente marcata alle tempie. Considerando la possibilità che questo fosse dovuto ad anemia cerebrale, le ho sentito il polso, era normalissimo. Né per alcuna affezione del sistema nervoso come nella catalessi o nell'isterismo. Anche i riflessi oculari erano normali. E ha parlato a quella cosa della nicchia? Standole accanto, ho udito due volte un lungo e sospirato sì. Sì. Che veniva dal cuore. Evidentemente le era stato trasmesso un messaggio, perché poco dopo si è rivolta alla folla e ha detto: pregate per i peccatori. Chiunque parla a qualcosa che non c'è è debole di mente. Un'altra possibilità medica che ho preso in considerazione. Per provare la sua capacità mentale le ho fatto questa domanda. Sai che cosa è un peccatore? Senza esitare ha risposto: certo, signore, un peccatore è chi ama il male. È una bella risposta. Mi è piaciuta perché ha detto ama e non fa.
Dopo di ciò, ogni diagnosi di debolezza mentale è da escludersi. Allora è un imbroglione. Non c'è la più lieve giustificazione per tale ipotesi. Sicché devo supporre, caro dottore, che lei si sia unito alle schiere dei credenti in questa visione. Sono un dottore. Collaboro al Corriere Medico. Sono membro di parecchie società scientifiche. Credo sia una risposta sufficiente. Se ho ben compreso il suo rapporto, dottore, la sostanza è questa. La scienza esclude la frode, esclude la malattia mentale e un intervento miracoloso. Chiedo quindi alla scienza, che cosa rimane? Già, cosa rimane? Se la Chiesa interviene, la gente non può biasimarci. Precisamente, possiamo appartarci e simpatizzare con ambo le parti. Atteggiamento molto saggio per ogni governo. È in casa il parroco? Sì, signore, volete entrare? Oh, buongiorno. Buongiorno, padre. Signori. Buongiorno, padre. Entrino. Si toccano i soprabiti. Suppongo che il caso Subiru li abbia condotti qui. Sì. Sappiano allora che la Chiesa non attribuisce alcun significato religioso alle cosiddette visioni di Massabielle. Si seguono. Ah, sono lieto di saperlo, padre. Parlerà dunque alla ragazza? No. Non mi riguarda. Questo è compito delle autorità civili. Speravamo che avrebbe collaborato con noi. È quello che faccio. S'accomodino. Ordinate ai religiosi della parrocchia di non mettere piede nella grotta e di ignorare l'intera faccenda. Ma lei, reverendo, ha un grande ascendente sul popolo. Non sarebbe opportuno che alzasse la sua voce? Non ho intenzione di aggiungere importanza a queste superstizioni. Così lei forza lo Stato a invocare la legge che proibisce alla Chiesa di aprire nuovi luoghi di culto senza il consenso del ministro competente. La Chiesa non ha aperto nuovi luoghi di culto. La Chiesa non sostiene né riconosce le pratiche quasi pagane che hanno luogo a Massabielle. Ma allora come può permettere ai suoi fedeli di celebrare questi riti pagani? Sento che usano un tavolo da cucina come altare e che pregano là. Sì, in un luogo sporco e immondo pregano Dio. La preghiera, signori, è buona da qualsiasi luogo si elevi. Già, già. Bene. Vogliamo andare? Grazie, prego. Padre. I miei devoti omaggi ad Osimo. Buongiorno, padre. Buongiorno. E la vecchia volpe, mostrandosi d'accordo con noi, ha addossato tutto il problema sulle nostre spalle. Sfortunatamente i seguaci della ragazza sono cittadini di questo comune e l'idea di offenderli non mi sorride. Specie nell'imminenza delle elezioni. E allora perché offenderli? Perché non riferire alle autorità superiori? È un'ottima idea, monsieur. Scriverò al prefetto immediatamente. Lo considero puramente un problema locale che va risolto dalle autorità locali e non desidero esservi implicato in alcun modo. Lo definisca senza indugio. Lascio la scelta del metodo nelle abili mani sue e dei suoi collaboratori. Firmato Barone Massì, prefetto. Eccolo là come un generale che al sicuro dal tiro dei cannoni dà l'ordine a un pugno di uomini inermi di conquistare una fortezza inespugnabile. Le nostre abili mani. Sono abili solo se c'è un lavoro ingrato da fare. Pensare che una stupida ragazza è causa di tanti guai. Solamente perché ci sono milioni di altri stupidi come lei. Che c'è da aspettarsi da zotici pasciuti di dogmi religiosi e cresciuti in superstiziose assurdità? Credo che questa ragazza, con quello che sostiene, rappresenti una minaccia alla civiltà e al progresso. La ragazza è pericolosa, lo ammetto, ma... È una fanatica religiosa. E tutte le volte che il fanatismo religioso avanza, l'umanità indietreggia. Perciò io lo combatterò vigorosamente. E ricorrerò ad ogni mezzo per sconfiggerlo. Non mi intendo molto di alta politica, ma mi intendo assai di ladri, borsaioli e furfanti d'ogni specie. So come impaurirli e farli confessare. Le prometto che se mi dà per 5 minuti questa ragazza, non andrà mai più alla grotta.
Provi a ogni modo, tenti ogni mezzo. Pensavo anch'io a qualcosa di simile, tuttavia non così dura. Vi è qualcosa nel titolo di procuratore imperiale che fa tremare la gente. Senza che io alzi neppure la voce, sono convinto... Non può trattare questa gente con i guanti di seta e con le belle parole. Vedremo. Mandi a chiamare due poliziotti. Eccola qui. Guarda, Maria, e aspetta che mamma torni a casa. Non spaventarla, dille che sono andata in municipio con questi signori. Perché l'avete arrestata? Non vi immischiate con la legge. La legge? Bella legge, se ne fischiamo. Madame Davant, Madame Davant, ce la portano via, hanno arrestato Bernadette. Madame Prouvaire, Madame Prouvaire, guardi che fanno questi porci. No, largo, largo, occupatevi degli affari vostri. Sono cose che non vi riguardano, via, via. Sai chi sono io? Oh, sì, monsieur. Lei è il procuratore imperiale. Il che significa che sono stato nominato da Sua Maestà l'Imperatore. Egli mi ha investito del potere di punire chiunque commette una frode contro la comunità. Comprendi ora chi sono? Oh, sì. Lei è pressappoco come Monsieur Jacomet. Molto di più. Sono il suo superiore. Lui dà la caccia ai ladri e ai criminali. Io li mando in prigione. Oh. Ora che conosci il mio titolo e comprendi l'estensione della mia autorità, ti chiedo di non andare mai più a Massabielle. Oh, ma io devo, Monsieur. L'ho promesso alla signora. E da capo con questa signora. Bernadette, ammetterai che sei molto ignorante, proprio l'ultima della scuola. È vero, monsieur. Sono molto stupida. E allora devi dare ascolto alle persone intelligenti quando ti avvertono che questa signora è una tua immaginazione, un sogno assurdo. Anch'io la prima volta che la vidi, credetti che fosse un sogno. Horace, vedi che non sei tanto stupida. Una volta si può scambiare un sogno con la realtà, ma non sei volte. Non è strano che fino alla tua prima visita a Massabielle la tua famiglia era povera e adesso tua madre sta presso una ricca famiglia, tuo padre ha un lavoro sicuro e i tuoi seguaci ti hanno letteralmente inondato la casa di vestiti e di un po' di tutto? Ora, se la corte stabilisce che la tua signora non è che una buona speculazione, ti andrebbe piuttosto male. Non ho accettato niente, monsieur, perché non sarebbe certo piaciuta alla signora. Vedi, figliola, io cerco di aiutarti. Quella non è la strada giusta. Non otterrà nulla. Non ti chiedo di confessare la tua bugia. Voglio solo che tu mi prometta di accettare i miei consigli. Se potrò, monsieur, lo farò. Bene. E adesso dammi la mano. E promettimi che non andrai alla grotta mai più. Non posso prometterlo, monsieur. Ricordati che sono il procuratore imperiale. Lo so, monsieur. Me l'ha già detto prima. Ascoltami bene, Bernadette. Nell'altra stanza c'è Jacomet. È crudele e cattivo. Inoltre crede che tutti debbano essere trattati come delinquenti. Se tu rifiuti, sarò costretto a consegnarti a lui. E ti assicuro che sarà una cosa terribile. In un momento ti farà piegare e gridare. Ma te lo risparmierò se ti persuaderai ad essere ragionevole. Cosa mi rispondi? Non posso, monsieur. Ho già promesso alla signora. Va bene. Ho finito con te. Se vuoi veramente la tua rovina, va. Sì, monsieur. Come ti chiami? Ma lei sa il mio nome, sì. Come ti chiami? Subiru Bernadette. Prima di continuare, devi sapere che scriverò tutto quello che dici. Questa carta si chiama deposizione. Sarà mandata al prefetto imperiale di Tar. Inoltre c'è Monsieur Strad come testimone. Così sta attenta a quel che dici. Dunque, questa signora che affermi di vedere, sai dirmi chi sia? No, monsieur, non lo so.
Com'è vestita? Ha un velo bianco, una cinta azzurra e una rosa su ciascun piede. Rimane ferma come una statua in chiesa? Oh no, è molto naturale. Si muove, parla con me, saluta la gente, sorride perfino. E i tuoi genitori credono a questa storia? No, monsieur, credo di no. E pensi che ci creda io se non ci prestano fede i tuoi? Se la signora fosse vera, non la vedrebbero anche gli altri? Non so perché non la vedano. È là. Ora sta attento. Ti leggerò le tue risposte affinché tu me ne confermi l'esattezza. Bernadette Soubirous dichiara che la signora porta un velo azzurro e una cinta bianca. No, un velo bianco e una cinta azzurra. Ti stai contraddicendo, tu hai detto una cinta bianca. Si sarà sbagliato lei nello scrivere, ma sì. Bernadette Soubirous dichiara che la signora assomiglia alla statua della Santissima Vergine che è in chiesa. No, non è vero. Essa non ha niente a che fare con la Santissima Vergine della Chiesa. Basta così. Solo una completa confessione può salvarti ora. Dimmi i nomi delle persone che sono in lega con te. E non provare a mentire perché le conosco tutte. Non capisco quel che vuol dire, messie. Bene, ti spiegherò. Certuni ti hanno indotto a mettere in giro questa storia idiota. E ti hanno insegnato a ripetere così stupidamente sempre lo stesso ritornello. Ora dimmi, chi è questa gentaglia? Ma un momento fa lei mi ha detto che li conosce. La polizia là fuori aspetta i miei ordini per condurti in prigione. Ma se prometti davanti a questo testimonio che non andrai più a Massabiella, allora... No, l'ho promesso alla signora. Vuoi che chiami la polizia? Se mi arrestano, che posso farci? Non è tutto. Farò gettare in prigione anche tua madre e tuo padre. E i tuoi fratelli moriranno di fame. Avanti! Che diavolo volete? Mia figlia. Voglio mia figlia. Questo voglio. Sentite, Soubirous. Questo affare della grotta deve finire. Non posso tollerarlo. Lo voglia il cielo, commissario. È quello che cerco anch'io. Sta distruggendo la mia famiglia. La ragazza è minorenne. Voi ne siete il responsabile. Proibitele di andare fuori eccetto che a scuola. Rinchiudetele in casa. Fate quel che volete o vi rinchiuderò io tutti quanti. Ora uscite. E pregate Dio che non debba chiamarvi ancora. Ebbene? Cosa ne pensa? Penso che lei è stato molto fortunato con l'intervento del padre al momento giusto. Il fatto che le autorità le hanno proibito di andare a Massabiella ha servito a renderla più importante agli occhi delle sue compagne. Questo è deplorevole. Le ragazze non fanno che bisbigliare di questo. Volevo padre col suo permesso parlar loro per dimostrare no. Che... Il vescovo di Tarbes ci ha proibito perfino di parlare della cosa. E ha ben ragione di farlo. Si ricorda di quella ragazza d'Avignone? Rose Tamisier? Anche lei asseriva di aver visto la Beata Vergine. Il vicario generale di quella diocesi si mostrò paziente e indulgente. Per conseguenza la folla scambiò il suo atteggiamento per approvazione. Più tardi, quando fu smascherata l'impostura, la Chiesa fu accusata di essere una sua complice. Immediatamente l'ateismo divampò e le forze anticlericali trionfarono. E questo non deve succedere qui. Ma quello che intendevo, padre, era tutt'altro che approvazione. Pensavo di esporre la ragazza ad esempio di fronte alla classe. Alla berlina? Sì, padre. Hai permesso di tentarlo. Buongiorno, sorella. Buongiorno, padre, grazie. Può durare così. Una notte dopo l'altra. Povera piccina mia. Che
ti hanno fatto? Dimmelo. Se non posso più andare a vederla, morirò. Tu la vedrai. Non importa di quel che dice la sora. Ritornerai a Massapiel e nessuno te lo impedirà. E se ci arrestano, facciano pure, ma... tu la vedrai. Spero che il prefetto legga questo giornale. È un po' differente dall'ultimo editoriale, non è vero? Ascoltino. Le autorità di Lourdes meritano ogni elogio per aver posto fine a questi disgustosi spettacoli. Ma ho l'impressione che ritorneranno all'attacco domani. Che cosa glielo fa credere? Perché vedo molto più lontano di lei, signor sindaco. Uh-huh. Specialmente quando sono seduto in questo posticino. Loro che se ci ritornavano li avrei messi tutti in prigione. Attento, commissario. Se lo fa, dovrò rilasciarli subito. E allora ci renderemo ridicoli, no? Ma ci deve essere una legge per frenarli. Commissario. Sì, ma... lo so. Sono diretti a Massabiel. Non occorre che me lo dico, gli occhi anch'io. Ma non sono diretti a Massabiel. E dove? Ci sono già stati. Erano là alle 5 di stamane. Adesso vanno dal parroco. Dal parroco? Sì, la ragazza ha detto che ha un messaggio per lui. Bene, sembra che gli dèi si siano infine schierati con noi. Signori, ora la chiesa dovrà prendere posizione per forza, lo voglia o no. Scusi, reverendo. Che cosa vuoi? Chi sei? Bernadette Soubirous. Oh, sì che sei tu la monella di cui parlano tutti gli idioti della Francia. Ti seguono sempre i tuoi discepoli e servi? Se osassero entrare nel mio giardino, ti faccio arrestare. Su, parla. Che cosa vuoi da me? La signora mi ha detto... Quale signora? La signora Sapiel. Non la conosco. È quella bella signora che mi appare sempre. È qui di Lourdes? No, reverendo. Le hai chiesto il nome? Sì, ma non mi ha risposto. Forse la signora è sordomuta. Oh no, mi parla sempre. Cosa ti dice? Proprio ora mi ha detto, vada ai preti e di loro che debbono costruire una cappella qui. Preti? Cosa significa? Non capisco ciò che questa signora dice. Perché poi ha detto preti? Noi cattolici abbiamo dei sacerdoti e ognuno col suo titolo specifico. Ma la signora ha detto preti. Allora, non dovevi venire qui. Ma hai del denaro per costruire una cappella? Oh no, non ho neanche un soldo. Allora torna da quella signora e dille che se vuole una cappella dovrà fornire il denaro. Sì, reverendo, vada. E puoi anche dirle che il parroco di Lourdes non ritiene decoroso che una signora si arrampichi a piedi nudi sulle rocce e mandi in giro la gatta maestrata a portare messaggi. Sì. E soprattutto, dille che egli vuole essere lasciato in pace. Sì. Hai capito? Sì, reverendo, le dirò tutto questo. Aspetta un momento. Vedi questa scopa? Sì, reverendo. Allora ascoltami bene. Se osi disturbarmi ancora, sai che faccio? Prenderò questa scopa con le mie stesse mani, io... Dimenticavo una cosa, reverendo. La signora ha pure detto, fa venire qui delle processioni. Processioni, eh? Credi che domani sarebbe troppo presto per la tua signora? Anzi.
ragazzi, sono sicura che ne sarebbe felice. E ora che le ho fatto la commissione, io... Un momento. Decido io quando devi andartene. Chiudi la porta. Voglio che tu porti per me un messaggio alla signora. Va bene, reverendo. Tu la trovi straordinaria, non è così? Oh, sì, reverendo. Bene. Vedremo se è straordinaria. Ho sentito che c'è un cespuglio di rose selvatiche nella grotta. È vero? Oh, sì. Proprio sotto la nicchia dove la signora appare. Benissimo. Devi dire alla signora questo. Il parroco di Lourdes vorrebbe che lei facesse un piccolo miracolo. Vorrebbe che lei facesse fiorire il cespuglio di rose ora, in questa settimana di febbraio. Hai capito? Sì, reverendo. Ripeti quello che ho detto. Il parroco di Lourdes vorrebbe che la signora facesse un piccolo miracolo, di far fiorire, cioè, il cespuglio di rose ora, in questa settimana di febbraio. È esatto? Sì. Lo dirò alla signora. Buongiorno, reverendo. Signori, vado a vedere il miracolo. Mi riporti una dozzina di rose. Credo piuttosto che le porterò un centinaio di dozzine di gente delusa. Il parroco non ha fissato il giorno. Perché supponete che sia proprio oggi? Ma non noi, i suoi seguaci lo dicono. Hanno detto che avverrà di giovedì. Perché giovedì? Perché qualcuno che aveva molta fantasia trovò che la signora le apparve di giovedì. Fu rivista da lei un altro giovedì e quindi le rose sbocceranno di giovedì. Rose o non rose, non distruggerete la fede di quella ragazza. Si può dire lo stesso della folla? Che ne direste se le rose sbocciassero oggi? Non prendete il parroco di Lourdes alla leggera. Chi è il miglior conoscitore di rose e dei dintorni? Per Amal. Ma il tempo potrebbe dire la sua. Lei dubita dunque che il parroco... Io voglio dire soltanto che è strano che per Amal, fra tante cose, scelga proprio un cespuglio di rose per ottenere il miracolo. Perché non ha chiesto alla signora di cambiare la roccia in oro o l'acqua del fiume in vino? Te lo dico io, il rosaio non fiorirà. Shh, vuoi star zitto? Va bene, ma vedrai, non è mai successo.
vedo niente. E tu? Ma che sta facendo ora? Bevi alla sorgente e bagnati. Alla sorgente? Bere l'acqua e bagnarmi? Usando la terra come un cane. Sì, e strappa le radici. Vieni, figlio. No, devo bagnarmi la sorgente. La signora me l'ha detto. Ma non c'è la sorgente qui. La signora l'ha detto. È una povera pazza. Cittadini! Finalmente avete visto con i vostri occhi quello che le autorità già sapevano. Che questa storia della Beata Vergine era il frutto di una mente malata. Siete stati ingannati da un idiota. Perciò tornatevene a casa e non venite qui mai più. È una povera pazza. Sì, sì. Scioglietevi. Via. Non rattristarti, Antoine. Te lo dicevo di non sperare troppo. Lo sapevo che non sarebbe fiorito. Impara a non sperare niente dal cielo, così se non otterrai niente non sarai deluso. Paolo, sta zitto. Va via e lasciami solo. Va bene, come vuoi. Fin da quando eravamo bambini ci insegnavano che la Vergine è buona e misericordiosa. È stata misericordiosa con quella ragazza poco fa? È stata buona con me, Buriette, il più bravo marmista di Lourdes? Non dimenticherò mai quel giorno. Scolpivo una statua per la chiesa. Una scheggia di marmo volò via e mi colpì all'occhio. In un attimo finii d'essere un marmista.
È così che la Beata Vergine mi ha ripagato, gettandomi una pietra nell'occhio. Da allora è come se guardassi attraverso un muro. Ci vedo! Ci ho messo sopra del fango della grotta e adesso ci vedo! È un miracolo! Sì, non aver è un miracolo! Fretta. Non aver tanta fretta con i tuoi miracoli, Burriette. Domani alle 2, Madame Blanc. Vieni qua. Sì. Siediti. Sì, signore. Fissa l'occhio al soffitto, poi guarda dritto. Sì. Non ci ho messo sopra che del fango della grotta. Stai zitto. Poi ho detto una preghiera e ora ci vedo. Sta zitto. È un miracolo, dottore. È un miracolo. Fermo. No, non c'è alcun miglioramento, Burriette. 4 macchie sulla cornea. Proprio come 6 mesi fa. Ma io ci vedo. Sono come dei lampi. Scusatemi. Sì, signore. Dottore, ora tutto è chiaro. Perché ti sei messo a premuto contro la pupilla così forte? Che ti ha irritato il nervo ottico. Per un po' vedrai chiaro, ma poi passerà. Guarda quella tabella. Sì, signore. Puoi leggerci con l'occhio sinistro? No, dottore, no. E con quello destro? No, neppure. E con tutti e due gli occhi? Neanche, dottore. Vedi dunque. Ma, dottore, io non so leggere, però ci vedo. Vedo lei, dottore. Vedo tutto, tutto. È un miracolo. Torna domani quando sarai più calmo, Burriette. Sì, sì, va bene, ma è un miracolo. È un miracolo. È un miracolo. Adesso capisco tutto. Fin da quando la scheggia di marmo mi saltò nell'occhio, la Vergine ha cercato di rimediare. E finalmente c'è riuscita. Calcina, ci vedi meglio adesso? Adesso vedo tutto. Non c'è speranza. No, no. Carlo, chiamalo Mr. Subino. L'ho sempre salvato prima. Non è a casa, non so dov'è. È troppo tardi. È meglio così. Non puoi volere che tuo figlio sia un povero storpio per tutta la vita. Non voglio perderlo. Rosine! Rosine!
Rocher, fermati! Viene qualcuno? Chi è? No, non vedo niente. Croissy. Croissy! Croissy, per carità, ma cosa stai facendo? Diventi matta. Croissy, dammi retta. Lasciami fare. Prendilo, signore. Ordano il guarito. Non può essere questione di innervazione e non si può mettere in dubbio la presenza di sostanza muscolare. Cosa significa, dottore? Significa che ieri le gambe del bambino erano completamente paralizzate e oggi sono sane quanto le vostre. Comprenderà perciò la mia ansietà di avere una conferma delle mie conclusioni. Lei è sicuro che non vi sia possibilità di errore nella sua precedente diagnosi? 25 agosto. Temperatura elevata, violente convulsioni, completa paralisi delle gambe. E se fosse stata una semplice atrofia dovuta a rachitismo? Non credo. E allora vuol dire che l'acqua di Massabielle deve contenere una sostanza terapeutica molto potente. In ogni modo riferirò oggi stesso il caso alle riviste mediche. Ci penserei prima di farlo. Potrebbe rendersi ridicolo. Non sarà una cosa facile. Non sono solito a credere in cose che non vedo. Lei che ne dice, padre? Non ha ancora detto nulla. Che pensa di tutto questo? Al contrario dei dottori, un sacerdote deve credere in molte cose che non vede. Lo confesso, a volte è estremamente difficile. Ieri notte, quando venni qui, c'era un gran buio. Ora c'è più luce. Buongiorno, signore. E le sue gambe non sono più come due stracci, sono dritte e forti. Senza Bernadette non sarebbe successo. Voglio dire una preghiera sul capezzale. Santo cielo, no. Le preghiere ditele in chiesa. Su, tornate a casa, Carlo. Stasera cenerete tutti da noi. Faremo una frittata larga 2 metri. Buongiorno, mamma. Buongiorno. Buongiorno, Bernadette. Buongiorno, Bernadette. Pensano di non saperlo spiegare. Sono rimasti sbalorditi. Che cosa ne pensa, padre? Anch'io sono sbalordito. E ricordate che il bimbo prima non aveva neanche la forza di piangere. Nel ritornare a casa si addormentò fra le braccia della madre. Quando si svegliò rideva e aveva fame. Le coperte si mossero, agitava le gambette. Fin da quando nacque le sue gambette erano senza muscolo. I dottori non potevano...
possibile. Ah, sì, commissario. All'alba, quell'altura sembrerà un pan di zucchero brulicante di formica. Beh, andrà molto meglio dopo domani. Perché? La signora le chiese di andare da lei solo 15 volte, no? Domani fa 15. Ma non è più una curiosità, è una malattia. La folla verrà qui anche se lei non c'è. Beh, cosa fate voi da queste parti? Mi arrangio, messi. Cosa avete in quel cesto? Commissario, mia moglie è tanto malata. Che c'è la moglie nel cesto? No, messi. Beh, ma... vediamo cosa c'è, su. Messi, speravo di vendere un po' di castagne calde e un po' di vino. Ecco qua, cominciamo. Tra poco venderanno salsicce. Vuole salsicce? Ce ne ho anch'io. Una brava circolata. Via, via, via. Fuori dai piedi, su. Castagne calde, castagne calde. Hai chiesto il nome? Te l'ho detto tante, tante volte. Ora è troppo tardi. Gliel'ho chiesto, oggi. Ebbene? E quello che ha detto non l'ho capito. Parla, che cos'è? Non l'hai mica dimenticato? Oh no, l'ho ripetuto molte volte per non dimenticarlo. Ha detto, io sono l'Immacolata Concezione. Immacolata Concezione. Lo sai cosa significa? Io sono l'Immacolata Concezione. Non aver paura, figliuola. T'ho chiamata per aiutarti, non per implorarti. Dunque. No, reverendo. Non so che significa. Sai il significato della parola immacolata? Sì, questo lo so. Una cosa immacolata e pulita. Bene. E Concezione? Lasciamo stare per il momento. Sai che intendiamo quando parliamo del peccato originale? Sì. Il peccato originale fu commesso da Adamo ed Eva quando non rimasero fedeli a Dio violando il suo comandamento. Padre Pomian l'ha insegnato, vero? Ora pensa bene. Non ti parlò anche dell'Immacolata Concezione? No, padre, non accennai a quel dogma. Non fa parte del materiale pedagogico per le scuole elementari. Forse Suor Teresa l'ha spiegato. Sono sicuro di no. Avrai sentito l'espressione in qualche luogo. Cerca di ricordarti. Forse l'avrò sentita, ma non la ricordo. Molto bene. Proverò a spiegartela. La Santissima Vergine Maria fu serbata immune da ogni macchia di peccato originale fin dal primo istante della sua presenza nel grembo materno. Dio fece questo per lei perché doveva essere la madre di Gesù, il più grande privilegio di grazia. Capisci questo, Bernadette? No, reverendo. Come potresti? Se grandi dotti si sono lambiccati il cervello per secoli. Ma forse puoi afferrare questo. Se la Beata Vergine parlasse, non direbbe di sé, io sono l'Immacolata Concezione. Potrebbe dire soltanto,
Io sono il frutto dell'Immacolata Concezione. La nascita e la concezione sono eventi, ma una persona non è un evento. Tu non puoi dire io sono una concezione, io sono una nascita. Perciò la tua signora avrebbe commesso un imperdonabile errore. Devi ammetterlo. La prima volta che la vedo, glielo dirò, reverendo. Mi scusi, padre, ho promesso di andare da Madame Senat. Vada pure. Addio, Bernadette. Riverisco, padre Bugnan. Che devo fare di te, Bernadette? I tuoi occhi sembrano onesti, le tue parole sincere. Eppure non posso crederti. Oggi meno che mai. Come tuo confessore ti prego, rinuncia a questa falsità. Confessa che tua madre o tua zia o qualcun altro ti ha suggerito quella frase per renderti importante agli occhi del mondo. Non posso confessarlo. Non è vero. Nessuno mi ha suggerito niente. Hai mai pensato alla tua vita e a quel che può essere il tuo avvenire? Sarà l'avvenire di tutte le ragazze. Dopo la prima comunione possono avere onesti piaceri. Vanno alle feste da ballo, incontrano giovani e poi, se a Dio piace, si sposano e hanno dei figli. Ti piacerebbe un simile avvenire? Oh sì, mi piacerebbe ballare e avere marito un giorno. Allora svegliati! Su, altrimenti la vita è finita per te. Stai scherzando col fuoco, Bernadette. Commissario. Dica. Quella sorgente alla grotta, la gente va a bere di quell'acqua, vero? A secchi pieni. Non solo ne bevono, ma ne portano via in vasi, pentole e bottiglie. Molto bene. E continuano ancora. Prima lo credeva un guaio, dovrebbe dare un'occhiata adesso. Malati, storpi, bastoni, grucce. Ci sono perfino dei lebbrosi. Ascolti questo, 22 dicembre 1789. Tutte le acque di sorgenti, pozzi, correnti, fiumi e di qualsiasi altra origine non saranno consumate da chi che sia finché le suddette acque non siano state analizzate da un chimico autorizzato. È magnifico! Capisci? Ero certo che in qualcuno di questi libri avrei trovato una vecchia legge che poteva fare al caso nostro. Allora mando le guardie a chiudere la grotta. No, calma, commissario. Prima di tutto la portiamo al sindaco perché emetta un proclama. Bene. Avanti. Oh, avanti, signori. Grazie. Ho buone nuove, signor sindaco. Questo scandalo cesserà. Ho trovato il modo di fermarlo. I nostri guai sono finiti. E guardi l'ironia. Proprio le acque di Massabiel spegneranno l'incendio. È una vecchia legge del 1789. Nell'interesse della salute pubblica? Naturalmente, per tali analisi dovremo consultare molti chimici. E questo richiederà mesi, mesi e mesi. Stavo appunto pensando se non siamo un po' troppo frettolosi. Forse abbiamo torto a negare la possibilità dell'intervento divino riguardo a Massabiel, poiché sono certo che in fondo lor signori come me non si opporranno al volere di Dio. Il suo improvviso fervore religioso è commovente, signor sindaco. E forse in relazione al fatto che le masse dei fedeli hanno portato un'ondata di prosperità a Lourdes. Oh, signore. Ma già che ne ha parlato, non dovremmo ignorare questo.
Gli alberghi sono pieni, i caffè affollati e i negozianti non hanno mai fatto tanti affari. E la ferrovia terrà conto di questo afflusso di forestieri a Lourdes e prolungherà la linea fin qui. Ah, certo, e in tal caso serviranno più alberghi. Ma a parte questo, io penso alle migliaia di pellegrini che arrivano ogni giorno pieni di speranza. Se essi ricevono qualche beneficio dall'acqua di Massabielle, perché dovremmo privare di essa? E poi pensino anche ai molti che non possono venire a Lourdes. Per loro potremmo imbottigliare l'acqua miracolosa e venderla a un prezzo modesto in tutto il mondo, no? Signor Sindaco, vuole dettare il proclama per chiudere la grotta o preferisce che chieda direttamente al barone Massi il permesso di farlo io stesso? Va bene, lo farò. Ma credo che loro commettano un grande sbaglio. Perché non rifletterci bene prima? Courage, fate il proclama. Entri, commissario. Ci sono dei guai? Oh, no. Finalmente abbiamo vinto questa epidemia. No, commissario. Per vincere un'epidemia bisogna eliminare la causa. Farò sorvegliare la grotta notte e giorno. Non accadrà più niente. Forse non accadrà niente alla grotta. Però siccome la signora è un parto dell'immaginazione di Bernadette, questa può vederla dovunque. Vicino al fiume, nel tugurio in cui abita, o se le piace, sui gradini stessi del municipio. Bisognerebbe recintare anche la sua fantasia. Ha mai udito parlare del professor Debeau? Sì. Gli ho scritto pregandolo di venire a Lourdes per qualche giorno. Un momento. Vieni con me. Il procuratore imperiale vuole vederti. Non può arrestarla, non ha fatto niente. Vieni. Vado, mamma. Non stare in pena, sarà per poco. Ma perché vuole tormentarla? È stanca, è malata. La lasci in pace! Basta! Non mi è sembrato che l'esame del dottor Dosù sia stato esauriente. Sa, dopotutto, il dottor Dosù è un medico generico. I progressi in psichiatria sono stati così rapidi che solo uno specialista può tenersi aggiornato. Lei crede che la ragazza sia pazza? Mio caro professore, io ho un grande rispetto per la scienza medica e perciò come profano non mi sento autorizzato a esprimerle un'opinione. E comunque penso che i nudi fatti parlino da sé in modo molto eloquente. Ogni giorno ella stava davanti a una grotta a conversare con la Beata Vergine. Queste allucinazioni sono sintomi di paranoia. Nella mia clinica ho molti paranoici visionari che vengono spesso colti da crisi di violenza. Questa ragazza la lasciano andare in giro a suo piacimento. Io avevo idea di farla rinchiudere, ma purtroppo la diagnosi favorevole del dottor Dosù me lo ha reso impossibile. Oh. Ho fiducia che il suo esame, professore, non sarà superficiale. Posso assicurarla che sarà molto coscienzioso. Oh, potrebbe essere necessario doverla ricoverare in clinica sotto osservazione e, disgraziatamente, coi paranoici l'osservazione richiede talvolta molto tempo. Dopotutto, uno psichiatra non è un chirurgo ortopedico che può curare una frattura sul posto. Sì, certo, certo, comprendo. Avanti. Chiudi gli occhi. Ora l'altro piede. Vacilli, hai paura? Sono molto stanca, monsieur. Va bene, puoi sederti ora. Quante ore ha un giorno?
24. Quanti giorni la settimana? 7. Quanto fa 7 per 5? 35. Quanto fa 17 per 18? Non lo so, monsieur. Bene. Saprebbe la risposta, monsieur, se non avesse fatto il conto prima. Non tanta fretta, signorina. Non si preoccupi, andrà subito a casa. La ritroveremo là. Eccoci, professore. Padre Peramal. Ho l'onore di parlare al parroco di Lourdes. Lei ha questo onore. In che posso servirla? Non potremmo andare altrove a discutere la cosa. Sono loro che hanno scelto questo luogo d'azione, non io. Cosa vogliono qui? Sono qui per conto dell'ufficio sanitario dell'amministrazione provinciale. Ci sono prove di alcune anomalie in questa Bernadette e desidero porla sotto osservazione. Sono professore di psichiatria e neurologia alla clinica di Tarbes. Se la ragazza non si è soggetta volontariamente all'esame, saremo posti nell'incresciosa necessità di dover invocare la legge del 1838. Questo è il più sfacciato esempio di ipocrisia che abbia mai visto. Li avverto, io divulgerò questa ipocrisia e susciterò un tale baccano in tutta la Francia che la sua eco farà ruzzolare molti politicanti dai loro seggi. Vieni qui, Bernadette. Conosco questa bimba, come la conosce il procuratore. Non è né una maniaca né una minaccia ai suoi concittadini. Se intendono ancora arrestarla, facciano pure. Ma stiano certi che non mi muoverò dal suo fianco. Ora chiamino la polizia. E se verrà la polizia, che farà lei, reverendo? Se verrà, dirò soltanto, mirate bene, poiché prima dovete uccidere me. Va bene? Mi scusi. Vieni per adesso. Superiora vuole che vegli su di voi. Mi dispiace di doverla disturbare. Approfitto dell'occasione per parlarvi prima di lasciare Lourdes. Parte? Domani. Sono stata richiamata alla casa madre del nostro ordine a Nevers. Il parroco di Lourdes vuole parlare al vescovo di Tarbes in vostro favore. Ma sappiate che, sebbene le vostre malizie abbiano avuto successo su tanta gente, rimane sempre una persona che non vi crede. Questa persona sono io. Non ho mai chiesto che lei mi credesse, sorella. Se questa è una di quelle vostre risposte che disarmano e fanno tacere, non la sprecate per me. Dovreste rallegrarvi, Bernadette, di essere vissuta in questo secolo. Nei tempi passati, quelli che mostravano di possedere poteri di magia venivano bruciati sul rogo. Ho pregato per voi notti intere e continuerò a farlo perché l'anima vostra sia salvata dalle pene eterne dell'inferno. E ora buonanotte, Bernadette. Buonanotte, sorella. Ad ogni modo, vengo soprattutto per una ragione di giustizia. Le autorità stanno complottando per la rovina di questa ragazza. Non è abitudine della Chiesa interferire con le autorità. E particolarmente nel caso di Bernadette Soubirous, ci atterremo alla nostra politica di non intervento. Secondo me un cambiamento nella nostra politica è necessario. Le dirò che questa opinione non è condivisa da molti degni ecclesiastici. Lo ammetto.
ma so anche che io solo ho parlato a questa fanciulla e ho cominciato a credere che sia uno strumento di grazia per compiere miracoli. Ma basta! Mio caro parroco, solo la congregazione dei riti può decidere se un dato fenomeno sia un vero miracolo o un inganno. Giusto. Una commissione episcopale sia chiamata a investigare al più presto. Due o tre dubbie guarigioni non bastano per provocare un'investigazione. Una dubbia guarigione bastò per richiamare migliaia e migliaia di fedeli. Benissimo. Convocheremo questa commissione. Grazie. Purché certi ostacoli siano superati. Lei comprende naturalmente che cosa significa. La commissione può prendere una di queste decisioni. Prima, sei un'impostora, piccola Subiu. Perciò sarai rinchiusa in un riformatorio per correggerti. Seconda, sei una pazza, piccola Subiu. Perciò entrerai in un manicomio. Terza, tu... Sei la più rara delle creature, oh piccola Subiru. E quando crede che la commissione inizierà il suo lavoro? Gli scienziati, i chimici, i geologi non possono condurre le loro ricerche se la grotta è chiusa. Una sua lettera li obbligherà ad aprirla? No. L'imperatore deve ordinare la riapertura. Allora la commissione agirà, non un giorno prima. Quando lo chiederà l'imperatore? Mai. Non ho la minima intenzione di accennargliene. Non saprà nemmeno che penso di convocare la commissione. Il mio atteggiamento la sorprende, eh? Francamente sì. Darò alla sua signora l'occasione di provarmi chi sia. Se è la Beata Vergine, allora niente le è impossibile e convincerà l'imperatore. Se invece non riesce, allora è un'impostura. La grotta rimarrà chiusa e lei e ogni idea di commissione svaniranno nel nulla. Vorrei sapere chi vincerà, l'imperatore o la signora? Giacomo Gosò, ho 46 anni e falegname. Accusato di? Furto d'acqua a Massabiero. Un franco alle spese? Ma non l'ho, monsieur. Allora due giorni di prigione, portatelo via. Avanti. Appresso? Bria, una donna. Bria, una donna. Nome, età, occupazione? Bria, Leontina, 34 anni, governante. Commissario. Bria. Signora, è per caso parente dell'ammiraglio Brivan? È mio marito. Io sono Vittorio Dutour, procuratore imperiale. Piacere. Vuole accomodarsi nel mio ufficio, per favore? Sono stata arrestata e condotta qui come tutti gli altri. Non voglio essere trattata diversamente adesso. Io sono desolato, signora. Lei porta un nome molto illustre. Quando signore del suo rango mostrano alle masse il loro estremo disprezzo per la legge violandola, che può fare un povero funzionario? Punirle come farebbe con gli altri. Bene, signora. Sono costretto a chiederle di pagare la multa di un franco e le spese. Con piacere, signore. E eccone altri 100 per i miei colleghi criminali che non hanno mezzi. E ora, posso avere la bottiglia? La bottiglia è confiscata. Ma non credo che rimarrà tale. Poiché l'ho riempita dietro invito di un altissimo personaggio. Posso chiedere chi è questo personaggio, signora? Sua maestà l'imperatrice Eugenia. Ho l'onore di essere la governante di sua altezza il principe imperiale. La prenda, signora. Mi rendo conto di essere un pazzo a sacrificarmi per fare il mio dovere in un mondo come questo. La sua temperatura è normale adesso. Oh, Dio, ti ringrazio. Avevo ragione, quell'acqua è miracolosa. Anch'io ne sono certa, maestà. Lulu, tesoro, ormai sei guarito, amor mio.
Luigi. Lulu sta meglio. L'acqua di Lourdes lo ha guarito. Diciamo, sire, che l'acqua non gli ha fatto male. Aveva appena un raffreddore. Come può dire questo? La sua fronte bruciava di febbre. Non più di due linee, maestro. Era certamente difterite o scarlattina, lo so, lo sento. Ti prego, cara, non ti eccitare. Vieni a sedere. Lulu ha avuto molti attacchi come questo e se l'è sempre cavata. Ti dico, Luigi, che è stata l'acqua a salvarlo. Cara, è un'osservazione un po' avventata la tua. Fai un grave torto alle prescrizioni del dottore. Sei un ateo, Luigi. Sarebbe la cosa più stupida per un sovrano. Allora sei peggio di un ateo. Non hai l'umiltà di ringraziare Dio per la grazia ricevuta. Per ordine di Sua Maestà l'Imperatore, l'ordinanza del 10 maggio viene revocata e annullata con effetto immediato. La grotta sarà riaperta. Firmato Luigi Napoleone. Devo dire, caro parroco, che la signora non perde tempo nell'accettare una sfida. Già, la signora ha la sua rivincita. Mi hanno trasferito ad Ali. Forse dovrei dire retrocesso ad Ali. Sì, mi aspettavo che lo sarebbe stato. Anch'io ho ricevuto una lettera questa mattina. Sì? In che buco l'hanno sbalzato? Con me la signora si è presa una rivincita più elegante. Devo restare qui a vedere quello che ho combattuto fiorire come un albero da frutto. Ho l'influenza da capo, me la sento. Si vede che la signora intende lasciarmi proprio come mi trovo. Un vino caldo, Gian. Sì, signore. E allora corsi dall'altra parte e mangiai le erbe, come la signora mi aveva detto. Non capisco perché la signora ti abbia chiesto una cosa tanto repulsiva. Non si concilia con la descrizione che tu ce ne hai fatta? L'averti indotta ad agire come un animale. Agisce come un animale lei quando mangia l'insalata? Continua. Allora cercai la sorgente. Non vedendola, supposi che la signora intendesse dire che era sottoterra. Così cominciai a scavare con le dita. Miracolosa, una guarigione deve essere improvvisa come un lampo, deve avvenire da un momento all'altro. Altre prove sono necessarie. Allora cercai la sorgente, non vedendola, supposi che la signora intendesse dire che era sottoterra, così cominciai a scavare con le mani. Cercai la sorgente, non vedendola, supposi che la signora intendesse dire che era sottoterra, così cominciai a scavare. Non è ancora sicuro che non ci sia Inca. Altre prove sono necessarie. Quelle raccolte non bastano. Marzo incomincia male, vero? Siediti, Bernadette. Grazie, padre. Mi spiace di non essere stato al matrimonio di tua sorella. So che è stata una bella festa. Oh, sì, con molte torte. Ce n'era una magnifica, tutta decorata. Suppongo rinuncerà al suo posto da Madame Millet. Sì, andranno a vivere in campagna. Ma Madame Millet prenderà me come cameriera. L'ho saputo oggi. Ecco perché voglio parlarti. Oh, non è un lavoro pesante e la paga è buona.
Sa, è strano, reverendo. La signora mi disse che non sarei stata felice in questo mondo. Ma lo sono. Più di quel che non sia mai stata. Ho un ottimo posto. E il signor Antonio è un bel giovanotto. Bernadette, ti rendi conto di quello che ha fatto la commissione vescovile? Certo, ha esaminato e interrogato tutta la gente che è stata guarita. Esatto. E quanto a te, non credi che anche tu faccia parte del loro compito? Ho risposto a tutte le loro domande. Spero che non me ne faranno altre. La commissione è occupata a scrivere un'importante relazione su di te. Ammette che tu possa aver agito per volontà divina e che le tue mani sole abbiano fatto scaturire la sorgente che ha compiuto tanti miracoli. Comprendi cosa significa? No. Che i più grandi e saggi uomini della Chiesa ti osserveranno per anni e anni. E forse molto dopo che noi saremo morti e dimenticati, tu... Ma è terribile. Io non voglio, non può essere. Non è cosa da niente. No, no. Dimmi, le suore dell'ospedale e della scuola non sono buone e gentili? Sì, certo. Sono tanto buone. Non pensi di poter essere un giorno una di loro? Oh, Gesù mio, no, è troppo di sopra di me. Desidero solo andare a fare la cameriera da Madame Millet. Padre. Figliuola mia. La Beatissima Vergine è discesa fino a te. Questo ti dà una grande responsabilità. Tu non puoi ora ritirarti per sfuggire al tuo destino e andare a fare la cameriera a una vecchia vedova. Molto tempo fa ti dissi che scherzavi col fuoco, Bernadette. La tua signora era il fuoco celeste. Il cielo ha scelto te. E a te ora non resta che scegliere il cielo. Comprendi? Sì. Ti piacerà la vita con le suore di Nevers. Il loro ordine è bello e nobile. E ha molti rapporti con la vita pratica. Tutto quello che ha detto è vero, reverendo. E io farò come lei dice. Ma... Ti preoccupi per la tua famiglia? No, non devi. Puoi stare con loro fino all'estate. Tanto ci vorrà prima che il rapporto sia completato. Ho disposto che tuo padre sia collocato presso il grande mulino. Lì potrà riprendere il suo antico mestiere e la tua famiglia vivrà al sicuro dalla miseria. No, no, no. Bernadette, ancora un momento. Ho un'altra cosa da dire. Benché come membro della commissione non dovrei, ascoltami, ho piena fiducia in te. Ma c'è sempre stato un piccolo dettaglio che mi ha tenuto in dubbio. Le parole Immacolata Concezione. Se tu potessi ammettere che la frase non fu detta dalla signora, le cose sarebbero diverse. If you could retract this single incident, then there might be somewhere in this world a little corner where you could hide and lead a normal life. Vuoi un po' di tempo per rifletterci? Non è necessario, reverendo, perché non le ho mai mentito. Ho parlato di mentire. And I don't want a little corner to hide in. Buongiorno,
Bernadette. Vegli su te il santo patrono dei viaggiatori. Oh, grazie. Ti abbiamo dato un San Cristoforo. Due raddoppieranno la sicurezza del viaggio. Avanti, Carletto, avanti. Su, Carletto. Non glielo voglio dire, mi vergogno. Devi la vita, Bernadette, ripetilo come t'ho insegnato. Ci sentiremo tanto sopra. Oh, Bernadette, campassi 100 anni, non dimenticherò mai quest'ora. Perché fosti tu a strapparmi, prendi. Un San Cristoforo, che pensiero. Bene, 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 Bernadette. È soltanto un momento. Scusa il ritardo, ma era inevitabile. Avevo affari importantissimi. Così la mia vecchia e cara amica lascia Lourdes. Bernadette. Non dimenticherò mai quei giorni di prove e tribolazioni, quando tu e io da soli affrontammo un mondo dubbioso e ostile. Non lo dimenticherò mai. Scusi, signor sindaco, ma le suore mi stanno aspettando in vettura. Cosa? E non ho ancora salutato la mia famiglia. Mi vuole scusare? Ah, ma certamente, certamente. E tieni, potrà farti comodo durante il viaggio. Oh, grazie, messie. E questo? Possa il santo patrono dei viaggiatori vegliare sulla tua carrozza e guidarti in salvo al tuo destino. Grazie, messie. Volevo dirvi addio qua dentro. Tienti ben coperta. E ricorda che... Mamma, non mi serve lo scialle. Sciocchezze, ci sarà del vento e la tua asma. Luisa, non è il momento di parlare di scialle. C'è tanto da dire e così poco tempo per dirlo. E poi, quando è il momento, non si può dire niente. Si può solo sentire. Addio, papà. Addio, figlia mia. Addio, mamma. Addio, Bernadette. Salutatemi, madame Colombe e suo figlio. Essere a Tolosa prima di notte. Oh, non può capitarci niente. Guardate, ho protezione abbastanza anche per i cavalli. Va bene, ma sveglia. T'ho già detto addio stamane, lo so. Ma ho ancora una piccola cosa per te. Non temere, non è un San Cristoforo. Ne hai solo 4? Ne ho benedetti 5 stamani. Una in ritardo. Bernadette, a volte esprimere certe cose per lettera è difficile. Così dovunque tu vada, se avessi bisogno di me, mandami questo. Io capirò e verrò subito. Reverendo, se sapesse che valore ha questo per me. Addio. Addio Bernadette e Dio ti benedica. Arrivederci. Ciao, addio. Ciao.
signorina. Oh, merci, come sono belli. No, sono venuto a salutarla con gli altri perché avevo da dirle qualcosa. Che cosa, monsieur Antoine? Ecco, io volevo dire... Sì, mia madre sta invecchiando. Ma stiamo bene insieme e andiamo d'accordo. Così ho deciso di non sposarmi. Perché una suocera e una nuora non se la dicono troppo. Perciò non prenderò moglie. Ecco tutto quello che avevo da dirle. Ed ora le auguro un buon viaggio, Bernadette. Siete l'apostolante di Lourdes? Sì, reverenda madre. Come vi chiamate? Soubirous. Bernadette Soubirous. La vostra età? 20 anni compiuti. Che sapete fare? Oh, niente di particolare. Nel mondo cosa avreste voluto essere? Speravo di diventare una buona cameriera. E lei, Suor Maria Teresa? Sì, reverenda madre. Questa è la maestra delle novizie che vi guiderà d'ora in avanti. Questa è Bernadette Soubirous, una nuova postulante. Ci conosciamo già. La postulante comincerà in cucina domani. Dovrete lavare i piatti, pulire i pavimenti, spazzare i corridoi. Compiere, insomma, tutti i lavori pesanti. Ma tenete presente che non ve lo ordino, ve lo propongo soltanto. Se non vi sentite capace, o se questo lavoro vi ripugna fisicamente o spiritualmente, ditelo subito. Oh no, reverenda madre. Sono felice di lavorare in cucina. Bene. Suor Maria Teresa vi condurrà alla vostra cella. Col suo permesso, reverenda madre, c'è un altro punto che va considerato. La postulante porta un nome che ha fatto gran rumore nel mondo. Ma fra noi grandi nomi non hanno senso. Anche se furono acquistati per fatti straordinari. Noi ci stacchiamo da tutto quello che eravamo per il mondo e da quello che il mondo era per noi. Inoltre il nome di Bernadette è un puerile, banale e diminutivo. È giusto. Prima di entrare effettivamente nel noviziato, sceglierete un altro nome. Date le circostanze, sarebbe meglio farlo ora. Avete già pensato alla cosa? No, affatto. Che nome ha la vostra madrina? Bernarda. Allora certo vi piacerà il nome di Maria Bernarda, figlia mia. Da questa parte, Maria Bernarda. Non vi piace questa cella, Maria Bernarda? Oh sì, sorella. Mi piace molto. Vedrete che vi ci abituerete. Il convento non è una prigione. Nessuno usa la forza qui. Se non vi sentirete disposta alla nostra obbedienza, troverete la porta sempre aperta. Buonanotte, Maria Bernarda. Buonanotte, sorella.
Maria Bernarda. Sì, sorella. A che cosa pensate? Alla mia famiglia. Per i ricordi del mondo non c'è posto in questa casa. Noi siamo qui solo per la meditazione, non per sognare e distrarci. Sì, sorella. Trovate questo lavoro ripugnante? Oh no, sorella, io... Allora mostriamo la volontà di servire Dio, non esitiamo nei nostri doveri. Sì, sorella. Suor Maria Bernarda Zoppica. Sì, l'ho notato. Temo sia un desiderio mondano di attirare l'attenzione su di sé. Le parlerò io. Suor Maria Bernarda, venite qui. Sì, sorella. Desidero parlarvi. Certo, sorella. Posso finire le mie preghiere? Devo dirvi una cosa altrettanto importante per la vostra anima. Andiamo nella vostra cella. Sì, sorella. Mi scusi, reverenda madre. Sedete, Maria Bernarda. Desideravo parlarvi da molto tempo. Perché zoppicate? Non è nulla, sorella. Lo fate per attirare l'attenzione delle altre sorelle. Ma io non ho... Non dimenticate che vi conosco da tempo. Fuori nel mondo eravate celebre. Venivano da tutta la Francia soltanto per vedervi. Qui siete niente. È difficile ad abituarsi, vero? Oh, no. La tentazione di aggrapparvi alla vostra celebrità è irresistibile. Ma sorella, io non ho mai detto o fatto niente per attirare l'attenzione. Voglio solo essere come le altre suore qui. Niente di più. 10 anni fa fui costretta a dubitare di voi e non ho cambiato. Le ho sempre detto la verità. Ho provato a credervi ed io solo sa quanto ho provato. Ma non posso. Che cos'è che non credete? Quello che gli altri sono disposti a credere. La signora? Oh sì che la vidi. Sicuro? Molti lo credono. Perfino il Santo Padre in Roma. Ma io non credo. Non posso. What do you know of suffering? Niente. In tutta la storia sacra, gli eletti sono sempre stati quelli che hanno sofferto. Perché Dio sceglierebbe voi e non me? Non saprei rispondere. Io so cos'è soffrire. Guardate i miei occhi. Ardono come il fuoco dell'inferno. Perché? Perché sono stanchi. Non riposano, non voglio che riposino. La mia gola è arsa dalla costante preghiera. Le mie mani si sformano nel servire Dio in umiliazione. Il mio corpo è tutto dolorante. Sì, voglio soffrire, perché questa è l'unica strada per la redenzione. Il corpo è tutto dolorante. Sì, voglio soffrire, perché questa è l'unica strada per la redenzione. Come osate voi che non avete mai sofferto dire che l'avete vista? Non so perché fui scelta. Lei ne è 100 volte più degna. If only I could find evidence. If only you could give me some proof. Maybe then I could believe. Maybe then these monsters of doubt and hate would stop consuming my very soul. Solo se avessi una prova. Per l'amor di Dio, sorella, datemi questa prova. Vorrei poterla aiutare. Ma non ho mai sofferto. Non ho mai... Forse posso aiutarla. Può darsi che abbia questa prova.
bene, dottore? Oltre al grande tumore al ginocchio, ha pure la tubercolosi ossea. Si è mai lamentata di alcun dolore? No. È vero? Non ne ha mai parlato. Non riesco a capire. Ha questa malattia da molto tempo. E le continue sofferenze che caratterizzano questo morbo sono troppo orribili a descriversi. Maria Teresa ed io abbiamo discusso la possibilità che facciate un viaggio. Un viaggio? Potremmo fare il viaggio al convento di Lourdes a piccole tappe. Lourdes? Perché proprio voi non dovreste avvantaggiarvi del beneficio largito al mondo per vostro merito? Questo non è possibile. E perché no? La sorgente non è per me. Perché non dovrebbe servire proprio al vostro caso? La sorgente non è per me. Ve lo disse la signora, figlia mia. Mi disse: non ti prometto la felicità in questo mondo, solo nell'altro. La sorgente non è per me. Grazie, dottore. Padre, dobbiamo avvertire il vescovo immediatamente. Egli desidera avere da Suor Maria Bernarda un'ultima conferma. Finale della commissione d'inchiesta riunitasi nel 1858. Contiene il testo di tutte le dichiarazioni che faceste allora. Non vi chiediamo altro che di confermare quelle dichiarazioni. Vi sentite di poterlo fare? Signore 1858, io Bernadette Soubirous fui mandata con mia sorella Maria e con la mia amica Gianna Badi a far legna nella foresta.
Confermate questo? L'ho vista davvero. In una località nota come Massabiella riposai, mentre mia sorella e l'amica attraversavano il fiume Gav. Confermate questo? L'ho vista davvero. Per un po' nulla accade. Poi ad un tratto, tra il cespuglio di rose, nella grotta ondeggiava. Piace di essere tornata a visitarci? No. Per 5 anni sono rimasto in Linguadoca, un luogo immondo se mai ce ne fu uno. Ora che vedo questo, comprendo in che paradiso ho vissuto. Lei vede, amico, come l'inferno penetra nella vita umana. Povere mandre di pecore. Ma perché vengono? Perché hanno fede, perché sono disperati. Perché ogni tanto qualcuno guarisce. E perché qualche ipocondriaco, per eccitazione emotiva, dimentica un malanno mai esistito? Oh sì, ce ne sono a centinaia. Ma abbiamo molti, molti altri casi non tanto facili a spiegarsi. Ieri c'era una donna con il lupus, la tubercolosi del viso. Ad un tratto ella mostrò il naso e la bocca, dove solo poco prima non c'era che una larga cavità marciosa. Via, dottore. Non sono un pastore che viene dai Pirenei. Abbiamo le fotografie in ufficio. Vuol venire a vederle? Signori, a che scopo? Questo medesimo argomento è andato avanti per molti anni e temo che continuerà per altri ancora. Per quelli che credono in Dio, nessuna spiegazione è necessaria. Per quelli che non vi credono, nessuna spiegazione è sufficiente. Reverendo? Di, Carletto. È per lei. La sua domestica crede che sia importante. Grazie. Questo è il primo. Se lo ricorda, il primo miracolato. Niente altro? No, grazie, Carletto, va pure. Si faccia dare qualcosa dal medico per il raffreddore, monsieur. No, è solo una lieve laringite che ho preso in treno ieri sera. Domani non ci sarà più. Mi scusino, signori. Buongiorno. Buongiorno, reverendo. E io le do il permesso, dottore, di notare nel suo registro che la mia straordinaria guarigione fu dovuta solo alla signora di Ruth. Se tenessi un tal libro, annoterei il suo nome come quello di uno scettico che lascerà Lourdes stupito. Non io, dottore. Non io. Questo posto riesce solo a disgustarmi. Un tempo era una rozza ma amena cittadina. La guardi ora. Orrenda spugna che assorbe tutta l'impressione. Buongiorno, Monsieur Jones. Buongiorno, dottor Dutton. Buongiorno, signore. Buongiorno, Monsieur Dutour. Sembra che stia meglio oggi. Oh, sì, credo di sentirmi molto meglio oggi, grazie. La voce di Monsieur Jones somiglia a quella di Monsieur Dutour. Non le pare? Già, ora che me lo dice. Monsieur Jones ha un cancro alla laringe. Santa dei genitri, Santa Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Divine Grazie, Mater Purissima. Sono un estraneo. Non somiglia ad alcuna di queste migliaia di anime che tremolano speranzose nel buio. Il mio orgoglio è sempre stato fra loro e me. L'orgoglio di essere un uomo superiore. Ma ora so che siamo tutti una misera specie animale, distinta dagli insetti solo per i centri nervosi e i sofismi. Un cancro rapace mi divora la gola. Domani tornerò in Linguadoca per morire in qualche tana, dimenticato da tutti. Sarò solo, solo e disperato. E perché no? È logico. Sarò solo perché non ho amato nessuno. Nessuno e niente. Nemmeno me stesso.
Niente. Auxilium Christianorum. Regina Angelorum. Regina Patriarcharum. Regina Apostolorum. Prego per me, Bernadette. Regina Pantolmo. Figlia mia. Non l'ho mai mentito. Lo so, figlia mia. Mi hanno interrogato. Ancora. Io la vidi. Lo dica loro. Non vogliono credermi. Sì, piccina mia, la vedesti. E la vedrai di nuovo. Non ne sono certa. Forse non ho sofferto abbastanza. Hai sofferto abbastanza in nome del cielo, figlia mia. Oh no. Riconosco i malati. Esageriamo tutti. Non so. Soffriamo tanto poi. Io credo. Sorella. Sorella. Come vi sentite? Che giorno è oggi? Mercoledì. Mercoledì. Domani. Domani sarà giovedì. La signora. 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 Signora, la signora non verrà qui, non la vedrò mai più. La vedrai, cara. No, no, ero stupida e pigra, non sapevo cos'era la Santa Trinità. Dove siete, signora? Dove siete? Mi è andata. Non mi ha detto. Non la vedrò. Mio amore, mia gloria, mia bella. Non la vedrò mai più. Mai. Mai. Non la vedrò. Mostra il tuo volto. La tua voce suona al mio orecchio, tu sei dolce, mia diletta. Le ombre del passato sorge. La fredda, mio amore. Io t'amo. Io t'amo. Tu sei ora in cielo e sulla terra. La tua vita comincia, oh Bernadette.